Dal precampo dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, a pochi passi dalla Casa dei Grandi, va in scena la quinta giornata del campionato Primavera 4 Girone C. Di fronte Brindisi e Giuliano, con i padroni di casa che hanno assoluto bisogno di una vittoria, dopo che l'unica è arrivata proprio qui, alla prima giornata, contro il Pineto. Mentre di fronte c'è il Giuliano che è consapevole di avere il punteggio pieno a pari merito con l'Ancona, di aver vinto tutte le partite a disposizione ed ha già usufruito del riposo. Andiamo adesso a dare un'occhiata a quelle che sono le formazioni con il Brindisi che schierano un assetto totalmente offensivo con il 4-2-3-1 con Paternello Palma e De Pascalis sulla tre quarti, mentre Persichini in maglia 9 è la punta. Squadra che vince non si cambia la filosofia adottata da Mister Cusano, infatti nessun cambio rispetto alla partita contro la Recanatese per il Giuliano. Ok, adesso a questo lancio in verticale di Montano con Vitale che si è mosso tra le linee. Occhio alla conclusione subito da parte del numero 7 che sblocca il match al settimo minuto di gioco. Il numero della maglia corrisponde al minuto che segna 1-0 per il Giuliano. Si sblocca subito il match. Oh, adesso Seguino che proverà ad andare subito dentro. Fatti occhio al pallone che arriva. Buono per Schiano che vuole coordinarsi in mezza rovesciata con il sinistro. Occasione, palla di poco fuori. Adesso a De Luca che prova a prendere campo e dare chance offensive per il Brindisi. Cambio di lato nella zona di Pinto che vuole controllare con il sinistro. C'ha campo per tirare. Palla alta però. Occhio adesso ai duelli in mezzo al campo con De Luca che prova a spuntarla. Ho visto anche il movimento di Buono sulla destra. Palla che arriva. Occhio ancora buono, poi il tocco per Persichini, prova la sponda per Palma, che vuole calciare subito, palla di poco fuori. C'è ancora Palma, bella giocata, riesce a girarsi, poi imbuca bene per Persichini, bella l'idea, Persichini! E che chi 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 chiude benissimo in corner. Va buono, traiettoria con il mancino. Direttamente in porta, trova l'1-1, ha pareggiato il Brindisi all'ottavo del secondo tempo. Pareggia buono, pareggia il Brindisi e 1-1 il risultato. Che adesso ha Franco in verticale profondissimo con uh, Ferraro che prova a difendere questo pallone. Occhio, adesso la giocata proprio del 14. Ferraro, c'è di nuovo vitale in mezzo. Palla per lui. Vitale controlla, calcia col sinistro. La ribattuta è ancora. Vitale, prontissimo. Sulla ribattuta di Auro e 2 a 1. Il Giuliano è di nuovo in vantaggio con il suo numero 7. C'è ancora la palla in uh, verticale con. Uh, De Blasio che sembra avere il controllo, occhio però all'errore con Auro che è costretto a mettere giù Ferraro. Calcio di rigore per il Giuliano e cartellino giallo per il numero 1 del Benissimo. Bassignorelli dal dischetto. Battuta col destro, forte! E non può prendere l'Auro ed è 3 a 1 per il Giuliano, punto esclamativo, forse sul match, 3-1. Ancora una grandissima giocata da parte di Visconti, che vuole imboccare la strada. Un passaggio ottimo per la conclusione di Ferraro, ribattuta da Auro. Che intanto ha gli ultimi palloni del match: con una confusione in area del Brindisi, e poi incredibile conclusione da parte di De Blasio. Palla fuori e fischia tre volte. L'arbitro finisce 3 a 1 per il Giuliano, altra vittoria consecutiva per i ragazzi di Pompilio Cusano.